circuito cardio. No. Sì. Sollievo stomaco e stiamo in paradiso. Mi sono iscritta a un corso. Si fa, si fa, si fa. Sono appena arrivata in palestra e oggi ho proprio voglia di fare un circuito cardio. Per due motivi: uno, perché non faccio cardio da tantissimo tempo e io lo faccio perché l'attività cardiovascolare è molto utile appunto per il cuore, e due, perché ho i capelli sporchi e quindi questa è un'ottima motivazione per sporcarli ulteriormente e lavarli con maggiore soddisfazione. Yes. Quindi oggi vi faccio vedere la mia attività cardio, che non consiste nel correre sul tapis roulant. Spesso faccio cardio correndo, ma preferisco correre fuori, mentre quando sono in palestra e faccio cardio faccio dei circuiti che adesso vi spiego. Mentre sono nel mezzo del mio EMOM, ho già fatto il secondo giro, adesso faccio il terzo e vi faccio vedere. Un EMOM significa each minute on the minute. Ho scelto 3 esercizi da compiere entro ogni minuto, quindi adesso 30 secondi di corda. Infatti 30, gli altri 30 secondi che mi chiudono al minuto, riposo. Si può decidere di fare o a tempo, ma in realtà è stato costruito per fare le ripetizioni. Ad esempio quelle che adesso andrò a fare con la kettlebell. Ho deciso di fare 20 ripetizioni con la kettlebell, quindi adesso devo contarne 20 entro il minuto. Più veloce sono, più riposo. Quindi... delle mom che ho scelto di 3 minuti, perché ho scelto 3 esercizi che sono i burpees col box. Tra 10, di farne 8. Impazzita la telecamera. È impazzita la telecamera. Oh. 9 minuti di circuito. Significa che ogni circuito lo ripeto 3 volte. No. Sì. Rifallo. 9 minuti di circuito. All'inizio si va veloci e si fa forti perché si è riposati. Man mano che si va avanti con l'allenamento, gli ultimi 3 minuti sono devastanti. Come vedete ho fiatone e ho i battiti 140, e significa che è possibile fare un allenamento cardio anche senza correre solo sul tapis roulant, ma facendo esercizi di forza e cardiovascolari allo stesso tempo, che ti ammazzano. Boom. Adesso ripeto questo circuito per altre 2 volte, con una pausa in mezzo di 5 minuti circa, perché cardio for the day. Momento spesa con Jimmy, che mi ha accompagnato oggi in palestra. Jimmy, modalità salviamo una piantina, cioè già morta. Non è morta, quando la ripianti poi si riprende. Vabbè, si ravviva. Prendiamola, vediamo se riesce a portarla di nuovo in vita. Bene. L'uomo che fece resuscitare i fiori. Colore, perché c'è viola e gialla. Viola. Gialla, no? Ecco, a posto. Viola abbiamo già preso quella. Ok, gialla. Macchina gialla. Che cazzo vuol dire? Ma come? La mia, che morirà presto, quella di Jimmy, che resusciterà presto. Questa, guarda che bella. Ok, basta Jimmy.
Quella è carina. Andiamo a farlo. È rosa, come ti garba a te? Però c'è rossa. Bene, voglio tutto. No, ma al posto di questa? Boh. No, Jimmy, dobbiamo salvare una piantina, dai. Come prosciutto noi abbiamo iniziato a prendere questo qua, che è il trancio, quindi un pezzo grande, e lo tagliamo noi con il coltello perché vabbè non abbiamo l'affettatrice. E lo stesso discorso con il parmigiano reggiano, non solo consumiamo meno plastica ma il prezzo al chilo della forma più grande è minore rispetto alla singola busta. Non trovo più quello che prendevo di solito, quindi provo questo a 1,79 al pezzo. Però ci sarebbe anche quest'altro di Domori, ma ho paura a chiedere il prezzo perché persino questo si è rifiutato di dirlo. Però torna l'inverno, torna lui, my best friend. Oddio, stiro di tutto. Sollievo stomaco e stiamo in paradiso. Dopo la spesa io e Jimmy siamo tornati a casa e siamo entrati in un turbine di cose da fare, tra preparare da mangiare, sistemare, pulire eccetera, e ne sono uscita soltanto adesso. Comunque vi volevo un attimo aggiornare. Voi siete rimasti al fatto che stavo preparando la presentazione, l'ho preparata e ho fatto l'intervento all'università che è andato benissimo, sono stracontenta, però questa cosa mi ha insegnato una cosa, che è il fatto che io a casa non riesco a produrre. Io vivo a un piano terra e d'estate ancora, ma d'inverno non mi arriva assolutamente luce, e siccome io lavoro a casa praticamente la maggior parte del tempo, questa cosa l'ho sofferta tantissimo, e infatti adesso io e Jimmy, perché anche lui la soffre molto, abbiamo deciso di andare alla ricerca di dei caffè per studiare slash lavorare in giro per Milano. Milano ce ne sono tantissimi, quindi adesso stiamo incominciando le nostre esplorazioni, e siccome oggi sarò in zona Gaulenti in quanto vado al Brau Bar di Sephora a sistemarmi questo cespuglio ormai, ne approfitto per andare a lavorare alla Feltrinelli. Quindi pomeriggio di lavoro, sì. Beh, devo dire che lavorare qui è decisamente meglio. Poi cappuccino di soia. Questo cappuccino di soia è stata la mia scoperta del 2019. Spettacolo. Che buono, ragazzi. Sopracciglia fatte e si vede, le avevo lasciate un po' andare. Comunque adesso torno in Feltrinelli perché mi hanno raggiunto le altre ragazze di BIT, chiamate così, che in realtà sono le due Marti, la Claudia e la Vale, perché dopo l'evento del 30 giugno è tempo di fare un altro evento. Quindi stay tuned, lo lanceremo presto. Scusate se la mia faccia cambia colore, ma mi sono messa sotto questo pannello pubblicitario che cambia colore, vabbè. Comunque in Feltrinelli sto studiando molto bene, e sì, sto studiando, non solo lavorando, perché in realtà dovete sapere che, ve l'ho detto su Instagram ma non qui su YouTube, mi sono iscritta a un corso. Il corso è organizzato dalla FIPE ed è un corso molto concentrato sul sollevamento pesi, in realtà proprio sulla pesistica, e l'ho fatto perché io ho fatto tanti corsi di aggiornamento o di approfondimento del mondo dell'allenamento funzionale e mai su quello della pesistica, e siccome mi piace imparare e sapere sempre nuove cose, ho deciso di farlo e sono felice di averlo fatto perché sto imparando tante cose da poter applicare anche ai miei allenamenti. Non farò sollevamento pesi, non sono diventata una weightlifter, a me piace fare sport e in realtà sto realizzando sempre di più che io mi alleno per essere prestante, per avere una fisicità tale da poter essere sempre disposta a fare qualunque sport mi viene chiesto di fare o comunque la vita mi pone davanti. Ad esempio, non lo so, il trekking in montagna, bicicletta, che c'è, sto vloggando, snowboard, davvero qualunque cosa. Ed è un po' questo il motivo per cui mi alleno con costanza, per cui mangio sano e basta. Quindi torno a studiare perché questa domenica ho l'esame pratico e poi tra un mese quello teorico. Oh, e stasera cena con pizza. Hai finito la rucola? Cortesie per gli occhi. Ma ce n'è una nuova. È chapeau. Cortesie per gli ospiti e poi c'è X Factor. Woo! Carote, carote.
Buon appetito, Luna. Non abbiamo sempre la nostra. Se non altro, ma c'è ansia di mangiarla, se no non la sto a dire. Ah. Dopo una mattina di lavoro sono venuta qui a fare un pochino di tecnica. Ho lavorato praticamente un'ora sulla verticale e sul flick, che per ora faccio solamente con il rullo dietro, e sono migliorata tantissimo, ragazzi, cioè è impressionante. Sarà perché su questo tappeto prendo tanta sicurezza rispetto a farla sul pavimento duro. Sto imparando tanto, ho fatto la mia terza lezione mercoledì scorso e sono migliorata tantissimo. Ve lo dico da sola. Comunque davvero ho cominciato a fare i salti mortali indietro, mi sento più sicura anche qua sul tappeto, che era un po' il mio punto critico, e sento che si fa. Tornata a casa affamata, preparo un pranzo in davvero massimo 10 minuti: pasta con peperoni saltati, tutto condito con una crema di ricotta e tonno. Il pranzo è servito e vi volevo far vedere quello che forse nei miei cosa mangio in un giorno non vedete mai. È quello che io mangio durante la preparazione dei pasti, che sono essenzialmente verdure. Questi sono i rimasugli. Oggi la scelta della verdura è stata il cetriolo, 2 cetrioli, che sgranocchio mentre cucino. Buon appetito! Finito di pranzare, mi sono messa qui, ho chiuso tutto, ho detto Silvia devi studiare, perché se sono una procrastinatrice a preparare la presentazione lo sono tanto quanto a studiare. Non sono più abituata a studiare o mettermi lì a ponderare. Vabbè, comunque adesso studio, poi ho una call, poi torno da Happy Late dopo tantissimo tempo perché ho perso un pochino di abbronzatura e quindi ho un colore di pelle adatto a fare il trattamento, e anche perché in realtà più si va avanti con i trattamenti più sono staccati di tempo fra di loro. E poi questa sera ho gli allenamenti di Adidas Runners e poi basta. Poi al weekend, in realtà domani è l'unico giorno che mi godo, perché poi domenica ho il corso e l'esame, e non è tanto perché comunque è soltanto la parte pratica, poi la parte teorica scritta e orale ce l'avrò fra un mese, però la parte pratica prevede anche una parte teorica. Nulla, io nello scorso video ho realizzato che c'era molto cibo, invece in questo video molto meno, obiettivamente. Vi ho dato un pochino più informazioni dal punto di vista allenamento e qualche update della mia vita, quindi spero che questo video vi sia stato utile. A me piace tantissimo fare questa tipologia di video e vedo che è una tipologia di video che piace anche a voi, quindi perfetto ragazzi, cioè top. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commento, sì. Noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao!